Torniamo in studio e facciamo anche noi tantissimi auguri alla signora Virginia Capitelli di Bertorella di Albareto, che ieri ha toccato quota 100 anni, un traguardo davvero ottimo, un traguardo ambito e invidiato da tanti. Allora, siamo con Virginia Capitelli che proprio oggi, 10 aprile 2013, ha fatto 100 anni. Signora, come stiamo? Io sto anche bene, basta, ma dispiacere non si vorrebbe vedere, ma bisogna accettare anche a quello. E quando si hanno 100 anni bisogna avere un po' di pazienza. Signora, lo facciamo in dialetto o in italiano l'intervista? Preferisce parlare in dialetto o preferisce parlare in italiano? No, in dialetto. Meglio in dialetto? Meglio in dialetto non lo so. Ma mi sembra che lo sappia bene anche l'italiano. L'italiano un po' lo so. Mi sembra molto bene. Senta, signor, parlumi in dialetto. Lei l'ha visto due guerre, l'ha visto la prima guerra mondiale e poi l'ha visto anche la seconda guerra mondiale. Suo marito ha fatto la seconda guerra mondiale? Mio marito sì. In che reparto era? Cosa ha fatto nella seconda guerra mondiale? Ma non mi ricordo più, so che l'ha fatto lì a Strela, con piano. Ha fatto anche partigiano? Senta signora, vedo che qua c'è una bella tavola imbandita, che è tanto da mangiare. Mi ha detto anche che lei è ancora una pressatrice dal vino, le vera? Il vino lo bevo, ma non bevo mica tanto, ma un po' lo bevo. Tanto qua da di bene mangiare e bevo un po' di vino. Senta signora, è un'altra cosa, la guarda la televisione, lei o non la guarda mai? La guardo, ma poco. Vedo ogni tanto niente del videotaro? Tanto un po' lo vedo, perché lo vedeva mio figlio e gli piaceva vederlo, e come lo vedevo anch'io, la guardavo, ecco, un po'. Senta, lei abita in un posto bellissimo, qua la Bertorella è un posto bello, in mezzo alla natura, in mezzo al verde, e cosa pensa di come è cambiato il mondo da quando lei aveva, quando aveva pochi anni, quando aveva 10 anni? È migliorato o è peggiorato questo mondo, questa situazione? È migliorato da quando sono nata io. Sì. Non avevate neanche l'acqua in casa ai tempi, neanche la luce? Niente, non c'avevano né luce, niente. Facevano come potevano. L'acqua bisogna fare di chilometri. Sì, c'aveva l'acqua da andare a prenderla un po' distante, da fare un po' di minestra, qualcosa da bere. C'era la fontana, ma era più avanti di lì. Siete lei sempre abitata qui o hai girato anche nella Valtaro, nella Valceno? No, io ho abitato qui e a Capovara. E Strela e via, tutto così. E anche a Iera Campana? A Iera Campana ci sono stato un po'. Anche a Pocigatone, mi dicono i figli. Anche a Pocigatone, ma non ci sono stato tanto, ma un po' ci andavo. Ma gira un po' dappertutto? Dappertutto. Ma detto, mi dicono che si è sposata a Pocigatone, è vero? Sì. Nella chiesa su di Pocigatone. La chiesa di Pocigatone. Senta, se dovesse dare un consiglio ai giovani per arrivare a 100 anni, cosa, due o tre consigli, quali è i consigli da dare io per arrivare a 100 anni? Ce lo darei sì, ma vorrei darti sempre quei più belli. Ci parli con la tua nonna, con la tua bisnonna ogni tanto? Cosa ti dice? Cose così. Tipo, dimmi una cosa che ti sgrida mai, ti sgrida qualche volta. A te ti sgrida che sembri l'aria, hai l'aria più birichina, a te ti sgrida? No. Neanche a te? Mai? Va sempre tutto bene? Sì. Sciura, ma chi dice che non sbraia mai, quindi non è così cattiva come han detto allora? Beh, ti fanno delle robe brutte e ti sgrida davvero. Ah, ecco. Ma se no, no. L'ambiente è quello delle case di montagna, delle case di campagna, dove c'è il calore umano, dove ci sono i mobili di una vita, dove ci sono i sapori, i profumi di una vita. Virginia ha 100 anni, ha avuto 7 figli, è l'undicesima di un'altra famiglia numerosa, 3 persone sono ancora in vita e tutti si sono stretti intorno a lei per festeggiare questi 100 anni. Sono cose sempre più rare, non per i 100 anni, perché probabilmente la vita aumenterà nel tempo, ma sarà sempre più difficile vedere le famiglie così unite.
Domenica prossima alle ore 11 presso la sede di via Torresana a Borgo Taro si terrà l'annuale assemblea ordinaria dei soci dell'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro e Albareto. I soci sono ovviamente invitati a partecipare. L'ordine del giorno prevede la relazione del presidente dell'associazione, l'approvazione del bilancio consuntivo 2012, la presentazione del programma e bilancio preventivo per l'anno in corso, oltre come sempre a varie ed eventuali. E vi ricordo ancora che al fine di effettuare le missioni degli abbonamenti annuali agevolati per l'anno in corso nella zona dell'Alta Valtaro è aperto al pubblico un sportello apposito presso il deposito TEP in località Moro Nera di Bedogna. Rimane aperto anche dopodomani, sabato 13 aprile, dalle 9 alle ore 12. E parliamo di calcio in questo giovedì perché ieri, mercoledì, è stata un'altra giornata di recuperi. Vediamo com'è andata. Ennesimo mercoledì di recuperi per il calcio, quello di ieri in prima categoria, ottima la performance delle nostre squadre, entrambe vincenti. In gran spolvero il Bardi che dopo aver perso in casa al derby domenica proprio con la Valtarese aveva bisogno di una potente iniezione di fiducia prontamente arrivata con la vittoria meritatissima contro il 4 Castella per 4-1. Sul proprio campo il Bardi ha ritrovato la grinta ed il gioco giusti e necessari per fare proprio nel migliore dei modi un incontro molto importante che fa guardare a tutto il gruppo con più fiducia e ritrovato ottimismo a questo ultimo scampolo di campionato. Vittoria anche per la Valtarese, seppur di misura, sul Montagna. In casa degli avversari, i ragazzi vincono grazie ad un bel gol da 30 metri siglato da Molinari. Malgrado l'espulsione di Piscina e la minoranza numerica dunque in campo, gli ospiti non si lasciano deconcentrare e portano a casa i tre preziosi punti che in classifica significano avvicinarsi sempre più alla capolista Basilica. La Valtarese in classifica sale a 39 punti ed il Bardi a 22. In seconda categoria, tra le squadre di casa nostra, solo il Compiano è sceso in campo in serata, perdendo in casa con la Calestanese per 3-1. Il Compiano ha pagato in questa sfida l'assenza di alcuni giocatori importanti che fanno la differenza. Gli avversari, sicuramente ben organizzati in campo, sapevano come muoversi e lo hanno dimostrato da subito. Dopo un primo tempo giocato praticamente ad armi pari, con un'occasione gol per il Compiano non sfruttata davvero clamorosa, gli ospiti hanno iniziato a far girare la palla nel verso giusto, dando un'impronta totalmente diversa alla gara terminata a loro favore. Il Compiano resta sempre ultimo in classifica con i suoi 11 punti conquistati sino ad oggi in campionato ed attende di vedere le mosse delle altre squadre. Ad iniziare da questa sera, quando in campo scenderanno Valgotra e Felino, gara rinviata e che verrà disputata alle 20:30 sul campo di Isola di Compiano e Madregolo Bedogna. Il meteo per domani, venerdì 12 aprile, al mattino irregolare con possibili precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti su tutto il territorio regionale. Le temperature minime in salita, comprese tra 6 e 10 gradi, le massime stazionarie tra 13 e 17 gradi, i venti saranno deboli. Vi lascio con la programmazione serale di RTA, alle 20:45 la rubrica Obiettivo Motori, segue alle 21:30 Video Station, al termine del quale andrà in onda il nostro TG. Grazie per aver seguito anche questa sera l'informazione locale, torniamo domani puntuali 19:35, vi aspettiamo, arrivederci.